In questi giorni si riaprono le scuole, milioni di persone si muovono, non c'è niente in Italia che sia così grande, non solo così numeroso, ma così grande come la scuola, milioni. Si vivacizza persino la città, perché la scuola è un grandissimo patrimonio del nostro paese. E io voglio rivolgere a tutti coloro che ci vivono, ci lavorano, ci operano, insegnanti, studenti e studentesse, ragazzi, ragazze, un augurio di vivere con serietà, con impegno, ma anche serenamente, soprattutto con gioia, con piacere. Questo grande impegno intellettuale. Perché la nostra aspirazione è che la scuola diventi la scuola per tutti, fino agli ultimi anni dei licei, degli istituti tecnici. E che tutti possano in questo modo prepararsi alla vita, prepararsi al proprio futuro, diventando più colti, più istruiti. E anche più cittadini responsabili. E quindi a tutti voi dico, dobbiamo essere consapevoli che non può esistere un paese senza la scuola. E questo vuol dire che la scuola è troppo importante per il paese. E noi dobbiamo vivere con orgoglio di essere al centro della vita della nostra Italia e l'augurio che questo abbia successo e che ci siano le occasioni per lavorare, studiare seriamente, che la scuola è studio, impegno, ma ci siano anche occasioni di grandi emozioni, perché ognuno possa ritrovare in se stesso la propria creatività, la propria inventività, la propria intelligenza, applicandola allo studio, ma anche sollecitandola nei vari modi. Perché noi vogliamo una scuola così, dove si impara l'italiano, la matematica, la storia e così via, se no si è ignoranti, vero? Però anche dove si ritrova se stessi. E questo con altri momenti di vita insieme, la scuola. È il luogo dove si sta insieme, non solo uno vicino all'altro nel banco senza parlarsi, ma anche con momenti in cui ci si incontra, ci si confronta, ci si misura e ci si sforza da imparare, ma anche a capire. Ecco, noi abbiamo intrapreso questo cammino, siamo ai primissimi passi. Vogliamo che si vada più avanti qui, che la scuola sia il luogo dove si impara a capire e quindi a diventare cittadini consapevoli della propria democrazia.